Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Tech News. Andiamo a scoprire cosa è successo in questa settimana di tecnologia. Allora ragazzi, direi di partire da Vivo, perché in questa settimana ha annunciato un'infinità di smartphone, a partire dall'X9 e dall'X9 Plus, che sono molto simili, ma si differenziano per schermo, processore e alcuni dettagli, ad esempio minori, come il chip audio. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dell'X9, abbiamo uno schermo da 5.5 pollici Super AMOLED Full HD, mentre sull'X9 Plus è da 5.88 pollici, sempre Full HD Super AMOLED. Poi per quanto riguarda il processore c'è uno Snapdragon 625 sul più piccolino e un 653 sul più grande. La versione di Android è la stessa, 6.0.1 personalizzata con Fantouch OS 3.0, 4 GB di RAM sul piccolo, 6 sul grande, memorie identiche, tali da 64 e 128 per entrambi gli smartphone, fotocamera posteriore da 16 megapixel su entrambi gli smartphone e doppia fotocamera invece frontale su entrambi i telefoni da 20 più 8 megapixel, veramente molto particolare da provare. Identica connettività, chip audio appunto che cambia, dovrebbe essere migliore sul più grande e anche la batteria è migliore sul più grande perché è più grande, infatti 3050 mAh sull'X9 e 4000 sul più grande. Per quanto riguarda i prezzi invece dovremmo avere rispettivamente 399€ per l'X9 e 429€ per l'X9 Plus al cambio attuale, ma per il momento i telefoni saranno venduti solo in Cina. Passiamo al Vivo X Play 6, anch'esso annunciato in questa settimana, che ha una dotazione tecnica veramente molto interessante. Si parte dallo schermo 2K con diacoponale da 5,46 pollici, dal processore Snapdragon 820, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, 4080 mAh la batteria, fotocamera anteriore da 16 megapixel e fotocamera posteriore, in questo caso doppia, con sensore da 12 e da 5 megapixel e Android 6.0.1 con Fantouch OS 3.0 a bordo. Telefono veramente molto intrigante, Vivo sta dimostrando di saper fare telefoni di ottima qualità. Per quanto riguarda la disponibilità, è prevista in Cina per il 12 dicembre ad un prezzo molto alto di circa 611€ al cambio attuale. Invece, decisamente più economico, è l'ultimo smartphone annunciato da Vivo in questa settimana, che è il V5, ed è uno smartphone che ha un flash e una camera frontale da 20 megapixel, quindi Vivo punta veramente tanto sulle fotocamere anteriori ad alta risoluzione, più di quelle posteriori. Display 5.5 pollici HD con vetro 2,5D, processore octa-core a 64 bit, Fantouch OS 3 come al solito basata su Android 6.0.1 Marshmallow, 4 GB di RAM, 32 di memoria, fotocamere da 13 posteriore e da 20 anteriore, batteria da 3000 mAh ad un prezzo che al cambio attuale si attesta intorno ai 245€. Ok, restiamo in Cina perché vabbè, in Cina ogni giorno esce uno smartphone. E in questa settimana è stato anche ufficializzato questo interessante Johnny S9, uno smartphone comunque su MediaTek, quindi so che qualcuno storcerà il naso, però con uno schermo Full HD da 5,5 pollici, 2,5D, octa-core Helio P10 come processore, 4 GB di RAM, 64 GB di storage espandibili, doppia fotocamera posteriore da 13 e da 5 megapixel con doppio flash LED, questa è anche una cosa carina, fotocamera anteriore da 13 megapixel e batteria da 3000 mAh con Android 6.0.1 a bordo personalizzato dall'Amigo S 3.2. Ragazzi, il telefono è veramente molto carino, devo dire, a livello estetico. Johnny ci aveva abituato ad un altro tipo di smartphone. Sarà disponibile dal 25 novembre, quindi teoricamente, se non ho fatto male i calcoli, sarà disponibile già in questo momento, ad un prezzo di circa $370 al cambio attuale. Parliamo ora di Meizu, che sarebbe pronta ad annunciare due nuovi smartphone, non si sa se entro la fine del 2016 o nei primi mesi del 2017. In particolare su Geekbench è stato già avvistato il nuovo Meizu M5 Note. A memoria, M5, siamo all'M3, saltano il 4, va di moda saltare i numeri forse, specialmente per la serie Note, sperando che questo non porti sfiga a Meizu, come ha fatto con qualcun altro. Meizu M5 Note dovrebbe essere dotato di un processore Helio P10, 3 GB di RAM, Android 6.0.1 Marshmallow e per il momento non si hanno altre indiscrezioni, non sono emersi altri dati dai benchmark, ma il telefono dovrebbe arrivare appunto ben presto. Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità poi nel nostro paese, ovviamente non si sa ancora nulla. Paradossalmente si sa invece qualcosa di più sul Meizu Pro 7, che potrebbe essere quella chicca che Meizu ha in serbo per noi entro la fine del 2016 o appunto nei primi mesi
nel 2017, sarà uno smartphone alla Mi Mix, ma con qualcosina addirittura in più. Pensate un po', avrà probabilmente per la prima volta un chip di Huawei, l'iSilicon Kirin 960, tra l'altro utilizzato sul Mate 9, una GPU ARM Mali G71, 6 GB di RAM, una fotocamera con sensore Sony MX386, uno scanner di impronte digitali a ultrasuoni sotto il vetro, quindi che non andrà a essere ad occupare un pulsante. Il device potrebbe avere anche una superficie anteriore appunto alla Mi Mix senza un sensore sotto, insomma potrebbero rimuovere completamente quella cornice limitandola come sul Mi Mix. Fotocamera anteriore molto particolare, potrebbe essere pop-up, quindi uscire dal dispositivo quando serve e ritornare all'interno. C'è un rendering molto curioso a riguardo. E per quanto riguarda il display, 5,62 pollici, si pensa, con risoluzione 2160x1080 pixel. Potrebbe avere anche la Quick Charge di Meizu, la M-Charge 4.0, che porterebbe la batteria al 100% in appena 40 minuti. Non si sa ovviamente se tutto ciò che è trapelato sia reale, anche perché insomma Meizu ci ha abituato a smartphone di ok buona potenza, però qui sembra veramente un po' un qualcosa di futuristico che forse può fare Xiaomi, come ha fatto col Mi Mix. Da Meizu, beh, potrebbe essere una bella sorpresa, speriamo che sia vero. E dato che abbiamo parlato di Mi Mix, che noi ragazzi stiamo provando e presto arriverà la recensione, prestissimo, Mi Mix potrebbe essere intanto disponibile presto in una nuova versione anche bianca, che però non è così bella come la nera, sempre in ceramica, ma poi Xiaomi potrebbe essere al lavoro anche su una versione un po' più piccola, ma non piccolissima, da 5.5 pollici, che avrà anche una dotazione tecnica leggermente rivista. Appunto, lo schermo 5.5 pollici Full HD, Snapdragon 821, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna. In particolare, quindi, la differenza sta nel passaggio da 4, o meglio da 6 a 4 GB di RAM e da 128 a 64 GB di memoria, ma comunque insomma anche 4 GB di RAM e 64 di memoria possono andare più che bene ancora oggi. E il prezzo dovrebbe attestarsi su una cifra però molto interessante, di soli 400 euro. OnePlus ha invece annunciato in questa settimana il nuovo OnePlus 3T. Si tratta di uno smartphone leggermente migliorato, infatti per questo ha un po' deluso le aspettative rispetto al OnePlus 3, che ha un nuovo processore 821, uno Snapdragon 821, GPU Adreno 530, batteria da 3400 mAh e come modem il nuovo Snapdragon X12 LTE. Ha anche 6 GB di RAM, viene leggermente rinnovato il comparto fotografico con fotocamera anteriore ora da 16 megapixel e troviamo anche uno schermo da 5.5 pollici con risoluzione Full HD protetto da Gorilla Glass 4. E ci sono anche delle novità software per quanto riguarda la possibilità di acquistarlo. Insomma, per il momento OnePlus terminerà le scorte del OnePlus 3 e dopodiché si partirà con le vendite del OnePlus 3T. Parliamo ora di Huawei, che ha annunciato intanto in questa settimana il Mate 9 Lite, che ha delle caratteristiche leggermente più ridotte, a partire da un processore Kirin 655, dalla doppia fotocamera che è da 20 e 2 megapixel, ma poi abbiamo anche 3-4 GB di RAM, 32-64 GB di ROM, batteria da 3340 mAh e probabilmente un prezzo più basso, che per il momento però ancora non si conosce, così come la disponibilità in Italia del nuovo smartphone. Ma restando su Huawei, la notizia più interessante della settimana riguarda ovviamente il fatto che è stata diffusa e trapelata la prima immagine presunta del Huawei P10. P10 che a livello estetico sembra non molto diverso dal P9, in particolare confermata la doppia fotocamera in collaborazione con Leica, confermato il sensore di impronte sul retro, ma arriva questa nuova versione grafite probabilmente, o questo nero particolarmente bello, e il retro potrebbe essere un po' alla Honor 8 in vetro. Ricordiamo che il telefono verrà annunciato con ogni probabilità al Mobile World Congress 2017 o subito dopo. Sono emerse poi anche le caratteristiche tecniche probabili di questi smartphone. Quelle più top probabilmente si riferiscono al P10 Plus, che potrebbe avere uno schermo da 5.5 pollici Quad HD, 6 GB di RAM, 256 GB di memoria, ma ci potrebbe essere anche il P10 standard un po' più contenuto con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria, un display
intorno ai 5 pollici. Per quanto riguarda il processore, dovrebbe essere un Kirin 960, lo stesso che abbiamo già visto sul Mate 9, la GPU una Mali G71. Le fotocamere anche resteranno appunto realizzate in collaborazione con Leica. Ci si aspetta delle novità già viste su Mate 9, ma per il momento ci sarà da attendere, non troppo, perché appunto il Mobile World Congress non è poi così distante. Arriviamo infine all'ultima notizia della settimana, che riguarda Samsung, di cui non avevamo ancora parlato in questo appuntamento, e di S8. S8 attesissimo anche per rispondere al flop di Note 7. S8 che tra le varie novità è stato discusso in questa settimana, potrebbe sposare una sua soluzione alla Apple. Il 3D Touch potrebbe arrivare, chiamandosi Force Touch, chiamandosi in un altro nome, Press Touch, su Galaxy S8. Sappiamo che Android a livello nativo sta facendo qualcosa in tal senso, ma nulla di convinto. Huawei sta portando avanti il suo Press Touch, che però è limitato, gioco forza, dal fatto che le applicazioni esterne a quelle di Huawei non lo supportano. Samsung potrebbe provare a seguire Huawei e Google e a realizzare una sua versione del Press Touch, Force Touch, 3D Touch, come lo volete chiamare, che vedremo anche in questo caso probabilmente al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Bene ragazzi, quindi queste erano le notizie di oggi per Tech News. Lasciate un like al video se vi è piaciuto, condividetelo con gli amici e iscrivetevi soprattutto al nostro canale. Noi ci risentiamo alla prossima. Ciao a tutti da Andrea Cervone per Tech.